Spazio alla responsabilità, il Salone Mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, tra gli espositori una organizzazione di grande prestigio che è la Fondazione Polis, la fondazione della Regione Campania che si occupa di promozione della legalità e che coadiuva il coordinamento delle vittime innocenti di Camorra. Siamo con il presidente Enrico Tedesco. Segretario generale. Segretario generale, perché il presidente invece... Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani. Quindi un altro personaggio straordinariamente autorevole con un retroterra anche esistenziale significativo. La Fondazione Polis esiste oramai da vari anni, si occupa con grande impegno dell'oggetto, della sua mission sociale. Come stanno procedendo in questo momento, in questa fase storica, le iniziative volte a promuovere la legalità sul territorio campano? Ma innanzitutto io voglio dire questo: la fondazione nasce con due obiettivi fondamentali, che sono l'aiuto ai familiari delle vittime innocenti, è bene sottolinearlo sempre, innocenti della criminalità, di cui la Regione Campania detiene il primato in Italia per il numero, sono circa 300 le persone innocenti colpite da mano criminale, oltre alle migliaia che cadono tra le due fazioni a volte in guerra, e dall'altra parte si occupa del riutilizzo a scopo sociale, istituzionale e produttivo dei beni confiscati alla Camorra. Lo voglio dire questo per una semplice ragione, perché è strano, no, che in una convention sul turismo, sulla responsabilità, cosa c'entra questo? Ebbene, c'entra tantissimo. Perché? Perché i magistrati e le forze dell'ordine combattono il braccio armato della Camorra, della criminalità, del degrado, la parte ormai finita male, e invece la società civile è chiamata a dare il suo contributo e in termini di memoria e di impegno sulle vittime della criminalità e in termini di riutilizzo a scopo sociale dei beni confiscati. Non dimentichiamo mai che persone come Pio La Torre hanno perso la vita per la loro grande intuizione. La lotta alle mafie passa attraverso il carcere duro, 41 bis e quant'altro, forza dell'ordine e magistratura, ma soprattutto se gli si sottrae la forza economica, e poi la grande intuizione di Libera nel 96 di dire: queste cose sottratte alla mafia ridiamole alla società civile, cooperative, associazioni, fondazioni, perché le riportino ai cittadini. L'aggressione ai patrimoni della malavita organizzata è la grande scommessa, diciamo, per sconfiggere le mafie. E dicevamo appunto che tra le vocazioni della Fondazione Polis c'è appunto quella di trovare le soluzioni migliori per il riutilizzo dei beni confiscati. La Regione Campania ha recentemente anche approvato una legge in proposito. Stiamo procedendo già all'attuazione, ci mancano ancora alcune cose per renderla operativa? La legge 7 è intervenuta nel 2012 a in un qualche modo qualificare oltremodo un tabellone normativo già di tutto interesse. Noi purtroppo il sangue della mafia e della Camorra nella nostra regione troppo spesso sporca le notizie positive che ci sono. Ecco, noi siamo la regione con il più alto numero di leggi di settore e più qualificate in Italia, tant'è vero che dall'Italia e dall'Europa più volte ci interessano per conoscere come attuiamo queste leggi. La Fondazione Polis è il frutto di una di queste leggi, perché la Regione si è resa conto che sull'aiuto alle vittime e sul riutilizzo dei beni confiscati bisogna fare cose concrete, ci vogliono soggetti più snelli, più agili del livello istituzionale e politico. Ebbene, la legge 7 interviene in un quadro normativo importantissimo che vede una legge sulla qualità sociale, la legge 12, vede una legge sull'aiuto alle vittime di criminalità, la legge 11 del 2004, vede la legge 23 del 2003 ammodernarsi con la legge 7, una legge sui beni confiscati. E la domanda è delicata, certo, è a un anno dalla sua attuazione, dalla sua promulgazione, c'è ancora tanto da fare. Qualcosina è stato fatto, ma c'è ancora tanto da fare, perché poi il tutto si innesta in un contesto di grande criticità e quindi ovviamente il lavoro si sta facendo. Però ci sono degli elementi particolarmente innovativi nella legge 7. Tra l'altro, noi quando parliamo di beni confiscati non intendiamo solo palazzi, case, ma soprattutto le aziende, che devono essere rimesse nuovamente all'interno del ciclo economico. Stiamo parlando magari di grosse aziende agricole, ma non solo, anche di altra natura.
La sfida è proprio questa, cioè noi dobbiamo uscire da un'idea di recupero dei beni confiscati che è un'idea social, un'idea quasi affidata alle suore di San Vincenzo, è chiaro, e entrare in un'idea dove la legalità conviene, il riutilizzo dei beni confiscati è una vera sfida all'economia. Ecco, qua c'è gente che vuole farci percepire i beni confiscati come una palla al piede ed è reale, perché sono un grande problema. In Italia ce ne sono circa 12.000, in Campania 2.000, quindi sono tantissimi, difficoltà che non finiscono mai, che non è il momento adesso di analizzare, ma tutti gli operatori del settore non possono che darmi ragione. Però se uno punta a un riutilizzo reale anche delle aziende, e nella legge c'è questa grande novità di un ufficio unico che insieme all'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati cerca di qualificare il lavoro delle aziende confiscate, ebbene io vi posso garantire che la sfida antimafia che ci aspetta è riuscire a fare in modo che la gestione dei beni confiscati diventi una gestione produttiva. Questa è la mission reale della regione e della sua fondazione, cioè rendere conveniente la legalità, conveniente che a cooperative sociali di giovani che includono persone svantaggiate, lavorano sui terreni confiscati, fanno prodotti di qualità e si vendono nel mercato, per questo siamo qua. E diciamoci la verità, la Regione Campania con la promulgazione di questa legge si muove, grazie anche all'apporto del Centro Studi poi della Fondazione Polis, che è anche e soprattutto un pensatoio, si muove in perfetta coerenza con i criteri del principio di sussidiarietà, con l'idea che è specifica proprio dei nuovi e più moderni concetti di responsabilità sociale condivisa, che il territorio o nella fattispecie i beni confiscati possono essere valorizzati se si incontrano profit, no profit, pubblica amministrazione in una sinergia virtuosa che poi consente il rilancio su tutti i fronti. Io su questo una riflessione a tutti coloro ai quali questo video andrà vorrei farla, ed è questa: responsabilità significa tante cose, ma soprattutto significa risposta, no? Responso. E allora qua la fondazione, i beni confiscati, l'aiuto alle vittime sono tutti temi che ci interrogano su questa domanda, ci danno una risposta a questa domanda: che cosa posso fare io contro la mafia? C'è la polizia, i carabinieri, i magistrati, io devo stare solo a guardare, io devo stare soltanto, e non è così. La vera verità è che la responsabilità sociale è che ognuno ha il suo compito contro la camorra, ha ognuno il suo, per carità, ognuno nel suo ambito, nel suo alveo sia privato che pubblico, che istituzionale, che lavorativo, però ognuno ha una risposta. Acquistare le cose che provengono dai beni confiscati, piuttosto che promuoverle, piuttosto che aiutare le vittime, piuttosto che fare memoria, piuttosto che acquistare i libri che si fanno, piuttosto che venire e indossare tutti. Facciamo vedere qualcosa. Il nostro slogan, che deve diventare finalmente lo slogan di una terra che si vuole ripulire realmente dalla infamia mafiosa, ecco, questo è l'obiettivo reale. E allora ognuno deve fare e può fare la sua parte. In un tempo in cui i capitali mancano, non scivoliamo nella facile, favola per la quale chi ha i soldi conviene che, piuttosto che è bene vendere i beni confiscati, no, è bene utilizzarli, fare in modo che le aziende diventino produttive, fare in modo che ci siano reali riscatti di persone. Noi vi possiamo portare a conoscere, e sono qui che espongono alla borsa, persone che realmente hanno dato una svolta alla propria vita. Gli amici di NCO e tanti altri che sono qui presenti insieme a noi. Volevo tornare adesso però anche all'altro oggetto sociale della fondazione, che è appunto l'assistenza alle vittime innocenti di Camorra. Abbiamo detto che sono un numero straordinariamente alto, oltre 300, ne abbiamo avute alcune peraltro proprio in questi ultimi mesi, ricordiamo gli episodi. Beh, certo, è come dimenticare l'episodio di Andrea Nollino, il barista di Casoria colpito, papà di tre bambini minori, marito di una casalinga, colpito da colpi di camorra. È come dimenticare Lino Romano, colpito da 14 colpi di pistola. Cioè, noi non ci rendiamo neanche conto di quello che succede quando c'è un accadimento del genere, per noi diventano uno o due pagine di giornale e invece cambia la vita a un quartiere intero una cosa del genere. La fondazione, insieme a tante altre realtà, per carità, si mette intorno a queste storie, e oggi la moglie di Andrea Nollino ha preso il posto del marito nel bar, e questo è un grande riscatto per tutti noi.
però non l'abbiamo abbandonata, vende i nostri prodotti, ogni giorno, ogni mese, ogni settimana lì ci sono delle iniziative per cercare di non dimenticare. Oggi la famiglia di Lino Romano in un qualche modo è inserita nel nostro circuito di assistenza legale, psicologica, stiamo facendo dei percorsi di assistenza legale perché anche lì il calvario, infatti dico sempre, questi non ve li ammazzano una volta sola, ve li ammazzano centinaia di volte. E l'ultimo omicidio avviene proprio con la dimenticanza, con l'oblio. Ecco perché il nostro progetto editoriale è quello di portare tutti di nuovo alla memoria, ricordare tutti indistintamente, perché poi anche con i morti ammazzati. Raffaele Sardo, come Nuvole Nere, Vittime Innocenti, racconta queste storie. Sì, noi abbiamo un progetto editoriale che è proprio questo. Questo è il secondo, è il sequel di un primo lavoro fatto sempre con Raffaele, che si intitolava Al di là della notte. Questo è come Nuvole Nere ed è la ricostruzione effettiva, perché da conto del dato anche giuridico e giudiziario, ma anche affettiva, perché viene fatta dai familiari, la ricostruzione di ciascuna vittima innocente della criminalità della Campania, che è un'opera importantissima che ridà dignità anche a coloro che erano sepolti dalla sabbia del tempo, 20-30 anni, dimenticati completamente. Io ringrazio il segretario, il dottore Enrico Tedesco, e la Fondazione Polis, e buon lavoro e in bocca al lupo. A tutti voi.